Qui nel cuore di San Lorenzo, a Via degli Apuli 41, c'è l'esercito della salvezza. Noi siamo già venuti alcune volte e oggi abbiamo approfittato per raccontarlo, perché visto che ci sono persone che stanno in mezzo alla strada, visto che ci sono persone che non riescono tante volte a venirne fuori, qui viene dato un aiuto. Voglio specificare subito una cosa: è a orientamento religioso, ma ci sono anche i laici. Non devi essere forza religioso per venire qua, non devi per forza credere in Dio per venire qua. Chiunque viene aiutato, puoi anche essere di un'altra religione, chiunque viene aiutato perché è un essere umano, è una persona. E qui abbiamo il direttore dell'esercito della salvezza, nonché tenente, un posto che già di suo lavora e lavora bene, però ha bisogno di un aiuto. E l'aiuto qual è? Quello di riaprire il centro diurno, che è un centro che, oltre al fatto che voi qui avete la foresteria, servite i pasti, fate volontariato in giro per la stazione, la cosa più importante è proprio quella di prendere le persone dalla strada, orientarle e portarle qui dentro. Proprio per fare questo bisogna ristrutturare il centro diurno, e oggi vi mostreremo il centro diurno, le storie delle persone che grazie al centro diurno e grazie all'esercito della salvezza si sono salvate. L'esercito della salvezza quindi va a soddisfare i bisogni dell'umanità sofferente senza discriminazione alcuna. She wallows in her pain. The ghost, it stays to chase her away. Oh no, it's just how it goes. Performance di Mattia per la raccolta fondi. Ma questa batteria mi si è illuminato, l'ho vista. Mattia ha già trovato la sua collocazione all'interno dell'esercito. Facciamo, andiamo a riprendere. Ah sì, sì, questo si ci tengo. Questo è proprio il mio, ecco, il mio scenario. Qui a bracci gratis ci sarò io che vengo qui a dopo. Cioè la gente dirà basta a bracci a un certo sì, punto. Sì, sì, sì. Perché è quello. Per farmi, con la batteria. Sì, perché la musica è la cosa che attira di più, capito? Per farvi capire che noi in chiesa abbiamo la banda. Quindi io sono il basso tuba, non sono esperto ma sono apprendista, e anche la chitarra, la batteria. Quindi la chiesa è molto, il culto è molto allegro, molto movimentato. Ci sono momenti speciali come testimonianze dove ognuno racconta la sua esperienza nella vita quotidiana con il Signore, ciò che ha vissuto con il Signore, ciò che ha vissuto attraverso una persona. Quindi durante la messa c'è un momento dove ognuno si alza, si mette da sul pulpito e racconta la sua testimonianza. Chiunque può essere protagonista. Chiunque, infatti io voglio sottolineare questa parte qui. L'espressione chiunque si trova già nella Bibbia, quindi chiunque può fare qualsiasi cosa, basta che sia veramente condivisa con la comunità. E quindi quando, come vedete, la sala è molto semplice. Questa sala si studia, io insegno piccola palestra della mattina, insegno come tipo curare la sua vita, il suo corpo con le tisane. Mia moglie insegna l'arte creativa, come può scrivere alcune lettere, può fare una carta speciale ogni giovedì, di cui il protagonista è Roberto che avete visto. E qui in questa sala c'è anche la pausa caffè del personale, ma tutto il personale del centro. Qui dentro si giocano anche dei bambini, qui dentro distribuiamo anche la frutta, quindi assistiamo le famiglie del quartiere, chiunque viene a prendere la sua frutta, perché la frutta costa cara, non fa saziare lo stomaco, però è quella che serve. Quindi le famiglie si trovano in difficoltà, devono comprare il pollo e la pasta perché almeno c'ho qualche chili nella pancia, ma la frutta quando manca crea un disastro proprio alimentare. E abbiamo donatori che ci danno la frutta e per dare alle famiglie in difficoltà, e vengono da lontano, Orte, Viterbo, non soltanto il centro di Roma. Questa sala stessa è il momento dove facciamo anche gli incontri diciamo privati, chi vuole condividere problemi con qualcuno, quindi non è per forza un credente,
uno del quartiere che non ha nessuno, non ha nessuno, non ha chi con chi parlare, viene qua, parla con me, con mia moglie o con un'altra persona, o a volte con Simona, quindi questa sala ospita qualunque situazione, chiunque può venire in questa sala, perché non è la sala che è sacra, ma io e te che siamo sacri, perché siamo creature. La cosa più importante, spesso è più importante, no, poter parlare con una persona che un panino, perché come dice sempre Simo, qua a Roma, bene o male, forse un pasto è difficile che te lo negano, però trovare un'altra persona con cui parlare, quello è più difficile. Tutti a mangiare. Andiamo in mensa, che è la cosa che astura, giustamente. Quanti pasti servite mediamente al giorno? Ma la mattina abbiamo attivi due servizi, uno da 30 persone che, che sono stabilizzate all'interno della struttura e altri 30 posti per le persone che sono in stazione di posta, quindi 60 per pranzo e 130 la sera. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Ci sta. Buon Ciao. Appetito. Buon appetito. Appetito. Shaib, my name is Shaib. Nome Shaib. Shaib è Musa. Where are you from? I'm from Somalia. 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 È buona la pasta? Yeah, buona. Buona. Oh, it's very good. Yeah, it's very good. E il signore come si chiama? Io chiamo Viktor Petrovich. Viktor Petrovich. Viktor Petrovich. Capito? Sì, sì. Sì. Capito anche questo Petrovich? Sì, sì, capito. Capito. Vittorio Emanuele. E io Vittorio Petrovich. Capito? Sì, 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 sì. Io nato a Donbass. Donbass. Ah, Donbass. Donbass. Donbass, mio, dopo questa guerra. C'è la guerra. Nato adesso. Donbass. Ma no, la cosa interessante mi stava dicendo lui, che voi parlate russo fra di voi. Parla la lingua russa. E com'è possibile? Parla la lingua russa. Ma perché parli russo te? Lingua russa, lingua internazionale. Ma perché tu parli russo? Perché ho vissuto prima Russia. Ah. Yeah, that's the way I speak, you know, Russia. Cioè, che figata, quindi parlate russo. Mio nasce più rari. Mio nasce 2000 persone. Io ginocchio lieve. Capito lieve? Sì. Israele. Oggi c'è pasta, pesce e quelli che sono cavolini Bruxelles. Allora, non sono la cuoca, e allora, sono responsabile della mensa, e quindi gestisco tutto il pasto, l'orario, queste cose, e sono da 6 mesi, quindi da luglio dell'anno scorso. Ma ve l'hanno detto che oggi ci stavamo pure il cicalone, che c'avevamo una fame, non mangiamo da 3, no, sto scherzo. Hanno due domande, guarda. Io ho frequentato lo ZA, io sono Luigina, ho frequentato lo ZA tra gli allievi e lo ZA qua, e un ricordo bellissimo dello ZA. Gli sta benissimo, perché ce l'ho Zadre? Perché non si sa dove andare, perché è un posto meraviglioso, tutti stanno in compagnia, e c'è da mangiare, sente musica, si vede la televisione, e sta insieme. Allora io vorrei che ci fosse di nuovo lo Zadre per gli altri e per me, capito? Sì, ecco, ho detto tutto. Sarebbe il diurno, giusto? Il diurno, perciò, lo Zadre. Tu senti tanto la mancanza del diurno? La mancanza del diurno, tutti la sentiamo la mancanza del diurno, vorremmo il diurno come prima, meglio di prima, sì. Tu che facevi? Andavi lì, stavi in compagnia, sì, musica. Compagnia, musica, e poi scrivo delle poesie, scriverò ancora poesie, anche sullo Zadre scriverò nuove poesie, capito? E adesso senza il diurno invece che fai durante il giorno? E che faccio? E vado un po' in giro, un po' in chiesa, sento la messa, poi sto un po' qui, capito? Sì, ecco. Tu faccio scrivi questo. Poesie? Sì, poesie, sì. Ma ce n'è una che ce la puoi dire? Cioè, vuol dire, lo Zadre è meraviglioso, cioè, la signora Simona è meravigliosa, tutto no, meraviglioso. Ma che hai scritto te? No, se non me la ricordo non in questo momento. Ricordi? No. Ecco, ho detto tutto. Va bene. Tutto? Sì, tutto. Sicura che poi non c'è qualcos'altro che no, ci vuoi dire? No. Ok. Grazie. Se proprio dimentico, lo ricordo, ve lo dirò. Vabbè, tanto non siamo qua. Deve mangiare adesso, signora? No, ho già mangiato. Era tutto buono? Tutto buono. Che si è mangiato? Che si è mangiato? Ho mangiato riso e lenticchie e pesce. Ah, vabbè, buono. Ha aspettato a noi perché voleva di anche la sua. Sì. È vero, Ha, signora? 62, e sono entrata nel 63. Cioè, sono tanti anni che sta qua, praticamente. Sì. 63, sì. Poi pian piano, diciamo, sì. Lavorando insieme, sì, tanti aspetti della sua vita sono cambiati, per cui lei allo Stato è a pagamento, nella sezione a pagamento sociale.
dell'esercito. Conta un po', Maria Regina. No, io sono entrata qui, mamma mia, nel 2005. Nel 2005 è entrata qui e non è mai più andata via. No, no, sto bene qui, sto bene. Qui c'è tutto, non manca niente. E prima stava per strada? Sì, per prima strada? sì. Ma poi sono venuti alcuni che hanno parlato con i capitani, ci hanno fatto entrare. Ma, scusi la domanda, ma lei non c'ha familiari? Sì, ce l'ho lontano, però troppo lontano, Sardegna, Romagna, troppo lontano, sono troppo lontano, ce l'ho, ma è un po' come se non ce l'avessi, troppo lontano, e questa è la mia vera famiglia, capito? Sì. Per esempio, lei a Natale che cosa ha fatto? Cosa ho fatto? Sono stato qui con gli altri, abbiamo fatto Natale, abbiamo mangiato panettone, tutto bene, abbiamo cantato le canzoni di Natale. La sua famiglia, quella biologica, non l'ha chiamata, non l'ha sentita? No. È un'altra famiglia, famiglia grande, famiglia spirituale, capito? Beh, questa è più bella, certo, più bella, solo per sapere a scopo informativo, per le persone che ci guardano. Sì, e da quant'è che non sente la sua famiglia di sangue? Di sangue dal 1999. Ammazza. Però non sento la loro mancanza. Ne deve fare 63, da tanto tempo appunto, come avete sentito con noi. Dal 2009. Tutto sommato è andata bene, nel senso è arrivata con sua mamma, erano tutte e due in una condizione chiaramente di abbandono e di disagio assoluto, e poi pian piano, attraverso il percorso che abbiamo fatto insieme, siamo riusciti a ricostruire un minimo di base economica, di socialità e di concretezza recuperata nelle sue giornate, e lei poi pian piano è potuta passare, come mi dicevo, nella parte a pagamento. Voi quando l'avete accolta, lei vivendo in strada aveva proprio senza regole, più difficoltà? Diciamo che aveva delle complessità assolute, anche semplicemente nell'approcciarsi al cibo, non aveva neanche acquisito i rudimenti, diciamo, per gestirsi a tavola, piuttosto che gestire in chiave autonoma la pulizia di se stessa, dello spazio. Quindi è stato veramente un lunghissimo percorso. Oggi siamo contenti per lei. Un'equipe multidisciplinare, per cui abbiamo dalla figura dello psicologo, l'assistente sociale, mediatori culturali, educatori, consulenze legali piuttosto che consulenza medica, e tutto quello che tantissimo a ricerca lavoro, perché poi appunto tante storie anche di persone che sono venute qui oggi a raccontare dello Zazzer sono potute finire con un inserimento all'esterno, che è la cosa più importante, il lavoro, quindi poi svincolo, autonomia alloggiativa, e ci vengono a trovare, ci sostengono nel narrare, e siamo contenti di trovarli nei loro progressi quotidiani. Insomma, lo stiamo facendo per un discorso di, no, di aggregazione, di uguaglianza, di appartenenza. No, perché questo serve anche per far capire che a Roma, come al solito, nessuno si muore di fame, perché un pasto non si rifiuta a nessuno. Qui c'è una mensa, adesso non è che è il ristorante che puoi scegliere il menù, però c'è la pasta, c'è il pesce e ci sono le verdure. Oppure il pasto completo. Esatto, allora già sta cosa qui ti fa capire che poi c'è la frutta, ci stanno tutto quello che ti serve per mangiare, per andare avanti. Sì, poca pasta e un po' di cavoletti. Ecco, la tristezza sempre cica. E mangiare due fili di pasta in più. Tanto lo si vede, non è grassa. Con zucchine. Io da niente farei il pasto completo, potendo. Questa è pasta al sugo con zucchine. Con zucchine, sì. Vabbè, ideale. Ah, facile, facile. Wow, va bene così, questa, grazie. Cavoletti. Ah, perfetto, i cavoletti sono buonissimi. Grazie. Quando arriva gente veramente disperata, no? Come fa a credere nell'amore di Dio? Cioè, uno che è disperato, ha perso tutto, sta per strada, non c'ha più una vita, non c'ha un tetto. Tu gli parli dell'amore di Dio, no? Sì, io non lo parlo d'amore di Dio, ma mi impegno a mettere in pratica questo amore senza dire nulla. Quindi se ha fame cerco di dare il cibo. Quindi il primo passo qual è? Ascoltare la persona. Puoi dirci il suo nome? Io sono Vincenzo Cangiano, un artista più famoso di Roma. Ammazza, addirittura. A livello internazionale. Ah, fa il pittore? Sì, 25 anni fa mi si è allagato lo studio e sono arrivato qua. Stavo al comune fino a 25 anni fa. Beh, un anno che pago, però partecipo sempre con Simona Cazzù, abbiamo fatto un giornalino. 20 anni fa del quartiere, io facevo i disegni, metteva le poesie, lui, ognuno poi collaborava. Quindi siete tutti artisti, sì. E distribuivamo lì all'Università di Psicologia. Lavoravamo col giornale.
sono pensionato, però mi piace molto la pittura, cose. E quante ore al giorno passa qui? Sto in camera dipingo, ho delle tele piccoline. E va mai in giro, per esempio? Sì, fa passeggiate, poi ritornare. Cioè, qual è una giornata tipo, qual è, per esempio? Vengo qui, facciamo colazione, tutto in gruppo. Poi dopo vado nei locali, al bar, a mettere i quadri. A me mi conoscono come pittore che mette i quadri nei ristoranti, nei bar. Però... E questo è la fascia del pranzo? Sì, poi vengo a mangiare, poi dalla sera vado in qualche locale a mettere qualche altro quadro. Mi do da fare, diciamo. Che locali li possiamo vedere i quadri? Se uno vuole vedere qualche quadro, se ne ricorda qualcuno? Sì, la Silvano, Trattoria Silvano, largo Talamo. Poi Simone mi ha fatto belle mostre, mi ha organizzato la Villa Mercedes, dalla biblioteca. No, io sono andato a Napoli, ma vivo a Roma da 50 anni. E che lavoro faceva? Facevo il magazziniere. E poi è successo qualcosa nella sua poi vita? Poi mia moglie mi sono lasciato 40 anni fa e ho preso questo studio in una cantina che mi si è allagata. L'esercito servizio si chiama Salvezza, salva le persone. A me mi hanno salvato. Cioè, dalla cantina allagata lei la sua vita è cambiata completamente? Poi mi ha dato uno studio qui. Perché lei ci viveva nella cantina, sì, ci dormiva pure. I quadri là. Ah, ci dormiva pure. La sapesse d'aiuto, se c'è la sapesse ti aiuta. Questo è un quadro del Signore, lo facciamo vedere. Aspetta, ecco, facciamo vedere. Vabbè, ce n'abbiamo uno qui a portata. Poi il fatto che ha comunque lo studio qui gli ha cambiato la vita, perché come no? Dal fatto che c'aveva magari la cantina allagata, la situazione problematica. I vigili mi hanno portato qua, ma 25 anni fa. 25 anni fa e da allora non è più andato via. Come si decide di farsi salvare? Lei ha detto c'è pochi sì, non si vuole far salvare. Esempio, c'è quello assembliare, quello che fuma 30 pacchetti di sigarette al giorno, quello che dorme per strada, l'esercito recupera, quello qua non ci può stare, ritorna per strada. Perché non ci deve tornare? Ci sono le regole, infatti lo diciamo sempre, tante volte c'è la possibilità di essere aiutati, però se uno non vuole avere le regole, nel senso che è abituato a qualsiasi ora vada a bere, a qualsiasi ora vada a fare un'altra cosa, è normale che qui se vuoi stare con gli altri ti devi comportare in maniera civile. Io mi svegliavo a mezzogiorno, quando c'avevo studio a Tiburtino, ma mi svegliavo alle 5, mi fa bene la salute, svegliarsi presto. Cioè la paura del quartiere era, questi ci hanno portato i senza tetto o persone comunque in difficoltà. Che possono creare il problema al quartiere, e voi dovete fare un'opera di sensibilizzazione proprio con i locali, con le persone, con gli abitanti, in modo tale che tutti venissero accettati, anzi portassero un arricchimento, ognuno con le proprie specializzazioni, ognuno proprio la sua particolare capacità. Lei è il signor Roberto Festuccia. Che faceva prima di venire qua? Quando c'era una famiglia tutto andava bene, poi da quando è morta mia madre mi sono trovato proprio allo sbando. Mi sono dovuto occupare di mio padre che era una persona anziana. Cioè lei è stato con suo papà e poi... Poi è morto anche mio padre, ho avuto una fonda depressione che mi ha quasi portato a un tentato suicidio. E com'è finito poi all'esercito della salvezza? Nel senso, chi è che l'ha portata qui, l'ha aiutato? Visto che sto 30 anni fa... No, prima stava a Cosoli, quello della... via Mazzala. E da lì mi hanno preso e mi hanno portato direttamente qua. E qui come si trova oggi? Ringraziando Dio sto bene. Sembra di essere nel centro di una famiglia. Cioè gli ha dato una nuova famiglia praticamente. Sì. Infatti qui ho svolto molta attività. Poi devo ringraziare Simona che è lei che mi ha portato lì allo Zazzo. E da lì è cominciata una cavalcata. Non tutti ho fatto, ma una cavalcata che mi ha fatto bene al mio cuore. E andavo nelle scuole a parlare, a portare la mia esperienza, la mia storia alle scuole dei ragazzi. E poi veniva a fare turno di mensa. E poi abbiamo dialogato con la Caritas, concordato che questo suo narrare ormai era diventata proprio una competenza specifica di Roberto, e pertanto la Caritas ti ha attivato un contratto di collaborazione, no Roberto? Sì. Contratto nell'arco del coso scolastico, dei 9 mesi scolastici. Scusa caro, ma tu non hai altri familiari, cugini, fratelli? Beh, diciamo, quello stendiamo un velo pietoso, perché una volta che ho chiesto aiuto a mia zia, gli ho detto guarda, stavo solo, non c'avevo nessuno, dammi una mano. Che ha fatto? Cioè, chi sei e chi ti conosce? E poi quando hai perso anche il tuo papà, ti sei dovuto reinventare, cioè sei andato in depressione perché la tua vita era vuota? Sì. Poi dopo è successo quel fatto del tentativo che volevo sotto un tram, però sono tornato alla mensa e ho controllato. Sotto il tram volevo. Ah, volevo. Con quella forte depressione che avevo. Perché ti sentivi solo al mondo? Poi andando in mensa là ho incontrato un mio amico, l'altro Roberto, e grazie a lui mi sono ritirato un pochetto su. Ma ricordo bene la data, 8 maggio
1992, pure giorno, martedì come oggi. E poi per lo Zazio faceva anche voce e pensieri, scrivevo poesie, barzellette e l'origine del fumetto, in senso psicologico. Quanto è durato il momento più buio della tua vita, per quanto tempo e come lo descriveresti? Una sola cosa, non ci voglio più pensare. Adesso voglio pensare a questo che è possibilmente al mio futuro. Io parto da qua. Ho aperto a maggio, l'ho buttato dentro quella valigia vecchia e l'ho chiusa. Che dici, come ci vuoi raccontare la tua storia? La mia storia, se ci potesse fare un libro. È una vita un pochino travagliata, la mia vita. Io sono venuto a Roma nel 2017. Sono stato per quasi un anno e mezzo a dormire a Termini. La stazione a Termini, dormivo a Termini. Poi tramite un amico che stava qua all'esercito mi disse: dai, vieni, l'esercito a Salvezza, tranquilla. In primo momento, sai, ero un pochino dubbioso. Poi sono stato forte e sono venuto qua. Io il primo colloquio che ho fatto l'ho fatto con Antonella, una delle operatrici. Non di più di un angelo, perché lei, poi stando qua, lei è stata a inserirmi nella situazione dell'esercito, a fare tante di quelle cose che non avevo mai fatto in vita mia, perché io non ho mai lavorato in vita mia. Ho iniziato a fare l'orto. Ho visto che mi piaceva fare l'orto, ho creato dell'orto, melanzane, friggitelle, tante di quelle cose. La spinta di andare avanti, perché io in primo momento non avevo nessuna intenzione, sai, quando ti lasci andare. Invece è stata lei, Simona, gli altri operatori, andare avanti con la situazione. Io sono 7-8 anni che no, io ho delle sorelle e fratelli che non mi parlavo con loro. Un giorno qua a San Lorenzo, stavo io con un'amica, mi fermò la polizia. Documento. Allora gli ho detto i documenti. Dopo un minuto disse alla ragazza, tutti allontani, e a me dice, vieni qua. Che è successo? Faccio, lo sai che le tue sorelle te l'ho dato per dispersa? A me. E volevano che li dovevo chiamare, dissi no, non voglio chiamare nessuno, non voglio avere più niente con nessuno. Allora venni qua e stava Antonella, ecco perché di che quello è un angelo per me. Lei mi disse, dov'è, decidi tu se li vuoi chiamare o non li vuoi chiamare. Dice che la notte porta consegne. Ti dirò che dopo una settimana ci andai, dissi, vabbè da chiamare. Allora disse, andiamo sull'ufficio da Simona e venimo sulla rubrica telefonica, Ariano Bomboniera, Barico, e li chiamai. E tuttora adesso ora mi sento, anzi mi chiamano tutti i giorni. Quindi sto a Cornelia, ti dirò, a Cornelia sto bene, la mia stanzetta, televisore, cosa, c'è la piscina, sta la palestra, quindi non prendo, sto proprio bene. L'unica cosa che mi manca qua è dell'esercito, sono Simona, le altre, tutte le operatrici, però lei mi ha dato il permesso di venire qua a vedere. Cioè, nonostante ti sei liberato, nel senso sei diventato autonomo, torni comunque qua perché vuoi stare con loro, giusto? Perché è la mia famiglia questo oramai. Però una domanda è, prima di venire qua, quando tu vivevi a Termini, cosa avevi fatto nella vita per finire a Termini? A me che non te lo dico. Infatti questa è la domanda. A me che non te lo dico. Vabbè, qua non ci scandalizziamo di nulla. No. A Faroni io vuoi dire. No. Vabbè, sono stato ospite 4 anni e mezzo dello Stato. Vabbè, precedenti. Ma l'ho finito tutto dall'85. Ammazza, dall'85 che era carcerato? No, ho finito tutto dall'85. Ah. L'ultima carcerazione è stata quella dell'85. E poi dopo pian piano Niente più. Dopo uscito di prigione praticamente non c'era reinserimento. Lei si è ritrovato come molte persone che abbiamo conosciuto a Termini, sì. Mezzo alla strada. È stato un anno e mezzo a Termini. Quando tu passi per strada a Termini ti capiterà, no? Che scambi la metro, eccetera, e vedi le persone. Mi dispiace, sì. Gli parli, ti viene certo da. Che parlo. Io ho alcuni amici a Termini pure che andavano per strada, alcune signore che andavano per strada. Andiamo a prendere il caffè insieme pure quando capita. No, su questo non mi faccio problemi. Io ho fatto il volontariato qua con il direttore. Cioè sei passato dallo stare per strada ad aiutare le persone per strada. Io ho fatto il volontariato con l'esercito della salvezza. Tutti quanti ti danno una mano, ti aiutano.
Quindi la cosa è reciproca che tu gli dici, ecco perché ti viene voglia di stare bene. Quindi non è che sia successo qualche cosa, è stato bellissimo, anzi io ringrazio Dio che mi ha aiutato in queste cose. Che poi anche dalle altre storie che sentiamo di vita a termine, tu hai detto una cosa molto importante, hai detto quando io dormivo per stare a termine stavo con due amici, facevo il gruppo. Due o tre amici. La differenza secondo me da quello che ho potuto vedere io tra chi si salva tra virgolette e chi non riesce e chi si isola, perde proprio il controllo, il contatto con la realtà. Io sono stato fortunato che ho visto gente a termine che bevevano vino cose di mattina, invece io questo non ho mai fatto perché avevo proprio voglia di vivere la vita. Invece io ho visto da alcuni amici miei che stavano con me che la mattina alle 4:30, alle 5, sto tavernello, cose, non mi sono mai bevuto il tavernello perché volevo affrontare la situazione, la giornata la volevo vedere. Ciao caro, come ti chiami? Francesco. Quanti anni c'è Francesco? 55. Oh, senti, ci volevi raccontare la tua storia, darci la tua testimonianza? Sì, sì, io sono stato cacciato di casa nel 2006. I primi tempi mi arrangiavo nella cantina nel mio palazzo. Piano piano, tramite la parrocchia, sono arrivato a via Marsala, ho fatto conoscere lo Zazzer che sta a via degli Equi. Qual è stata la congiunzione con questo posto? Come fatta via qua? Da via degli Equi, tramite gli operatori, entrare all'esercito della salvezza. Tu vivi a casa tua con tua madre e tuo padre? Sì, sì, adesso sono morti tutti e due, purtroppo. E mamma... prima però tu hai detto che sei stato cacciato? Sì, da papà, sì, da papà. Posso chiederti perché? Forse perché non lavoravo. Discutevate? C'avevate il problema? Discutevamo, sì, 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 sì. Agitato? Agitato, sì, ero un po' agitato. Ma ce l'hai dei fratelli, delle sorelle? Sì, c'ho delle sorelle, c'ho delle sorelle. A delle, però c'è più sorelle, due? Quattro sorelle. Quattro sorelle, ammazza, voglio sorelle. E dico, non ti hanno mai cercato di aiutare, non le hai mai sentite? Sì, sì, ultimamente le sento, ultimamente, sì. Ultimamente. Ah, quindi hai riallacciato i rapporti? Sì, sì, abbiamo riallacciato i rapporti, sì, sì, sì. Questi l'ho fatti io, eh. Piace? Mazza, bellissimo, bravo. Questa chiama maschera. Maschera. Sì. Infatti devo chiedere, a parte scusa, posso? Che cos'è questo? Questa è forma senza forma. Forma senza forme. A forma senza forma, ok. Il quadro doppia faccia, lo puoi girare. Sì. A questo maschera. Una maschera da una parte, questo, lo puoi anche girare, vedi? Tutto. Lo ruoti e in più lo puoi cambiare. Tutto, certo. Regalo? Te lo regalo. Ma sei carino, grazie. È proprio la forma quella che ti piace a te poi, tra l'altro. Io Petrucchievo, ho molto, mezzo miglia lavoro. Mezzo miglia lavori? Te l'ha anche firmato. Questo chiama... Questo vita, spermatozoide. Questo, lo spermatozoide? Dopo uomo, questo spermatozoide. Faccio vedere a... Dentro tutto spermatozoide io prima. Questo è lo spermatozoide, quindi la vita. Ok. La vita. E tutto quest'altro scenario, questo verde, questo rosso, che cosa ti eri immaginato? Dove vuoi. Dove vuoi. È anche interpretazione. No, perché possiamo... confutare questa cosa della ricerca del significato nell'arte. Io mi ricordo ancora come se fosse ieri il mio esame di maturità, sta professoressa d'arte esterna dura, poi io quell'anno mi ero innamorato della storia dell'arte, ha iniziato a farmi tutte domande, no? Cioè, era su Matisse, ma manco lui sapeva tutte le risposte, perché come ci ha fatto capire con due gesti lui che l'arte è arte, così non c'è tutte quelle spiegazioni, no. Interpretala tu. Esatto. Mostriamo invece adesso il centro, quello diurno, che è quello che dovrebbe essere ristrutturato. Ah, qui ci sono tutti i quadri. Sì, un po' come dopo un terremoto, diciamo, no? È tutto rimasto immobile con i frammenti dei ricordi che le persone hanno lasciato. È l'autoritratto. Io ho un amico preparato mio. Vedi? Bellissimo. 10 anni fa.
10 anni fa si era fatto ritratto, poi queste sono tutte quante le cose. Quello che manca è perché è stato venduto. Ah, perché poi li puoi anche vendere questi. Organizzavamo le mostre, ma poi non siamo più riusciti ad aprire perché tra infiltrazioni e situazioni che potete osservare, insomma, di complessità che si sono andate man mano aggiungendo. Perciò è un problema strutturale oggi. E oggi è diventato un problema strutturale al quale speriamo di poter porre fine, perché la gente continua a bussare ogni giorno alla porta e noi continuiamo sempre con meno frequenza, perché man mano anche loro si stanno scoraggiando a dire confidiamo di riuscirci, ma se non siamo in tanti non ce la faremo mai. Perciò l'aiuto potrebbe essere una raccolta fondi per poter rimettere a posto il diurno, che poi è questa sala qui, sì, qui ce n'è un'altra, giusto? Era... Quanto vi servirebbe per rimettere a posto? Diciamo che al preventivo ultimo che ci avevano fatto ci avevano parlato di 60.000 euro, che per noi sono praticamente impossibili. Certo, e questa invece è un'altra sala che è quella più operativa praticamente. Sì, qui avevamo il laboratorio dell'argento per tantissimo tempo e questi sono i prodotti a cui loro erano arrivati come qualità, e tantissime persone che accoglievamo durante il giorno si sono riscoperti un po' artigiani, no? Dall'esercito della salvezza cerchiamo un attimino di spiegare che quello che vogliamo salvare è il centro diurno. Semplicemente se qualche azienda vuole donare anche della strumentazione o aiutare, ad esempio se uno fa ristrutturazione, in questo momento c'ho poco lavoro e dice guarda, la porta te la cambio io, c'ho una porta antincendio, te la vengo a montare io, è una cosa fattibilissima, perciò proprio vuole aiuto per aiutare gli altri. Per strada tante volte le persone, è vero che alcune volte, specie col freddo, gli danno un posto dove stare, ma quelli alle 7 di mattina stanno fuori, e poi dalle 7 di mattina alle 5, alle 6 di pomeriggio che fanno? Possono stare per strada e ricominciare in quel girone infernale, oppure essere accolti da una parte ed avere delle persone che ti assistono. Poi qui svolgere l'attività, poi sì, ma poi qui c'hai anche la parte psicologica, il mediatore culturale, tutta la parte per il reinserimento al lavoro. Ti possono comunque informare, che è la cosa più importante, perché chi sta per strada spesso non sa niente. Guarda che lì puoi andare e mangiare, io non lo sapevo, stavo a rubare al supermercato. Guarda che lì puoi andare e ti aiutano a reinserirti al lavoro, a chiedere un reddito, a chiedere questo o a chiedere la pensione, perché avete aiutato pure tante persone, sì, con, sì, la pensione, sì, tanti, certo, conosciamo, certo, noi, hanno, certo, aiutato anche Tommaso. Grazie. Tommaso, se non fosse per voi oggi c'era molte più difficoltà. Mm-hmm. E parliamo di Tommaso Marcella, una persona che uscita poi dal carcere ha avuto un bel reinserimento, una vita nuova. No, ovviamente i meccanismi di trasformazione spesso sono alla luce del sole durante il giorno, e quindi quando uno dorme dentro un centro e poi dopo ritorna per strada per dormire, tornare di nuovo a dormire la sera alle 6, praticamente quella rimane la stessa persona o peggiora, e quindi il centro diurno serve proprio per ricostruire durante questo periodo dell'arco della giornata gli aspetti che porta la persona a tirare sulla sua dignità. E quindi arriva al centro diurno, legge un libro, a dei colloqui, diverse interviste, c'ha due o tre parole da scambiare, c'è la parte, diciamo, di salute da seguire, aprire una cartella medica, e anche lo sportello del lavoro. Quindi quando noi puntiamo a cambiare la vita è proprio un lavoro continuo, non soltanto il posto per dormire, ma ascoltare la persona, poter affrontare situazioni, aspetti che hanno causato proprio la sua caduta. E questo, quindi non ci fermiamo a dare il letto, il dare, diciamo, il necessario, quello che ci interessa di più è proprio trasformare totalmente la vita della persona. E quindi gli aspetti sono diversi, c'è chi secondo la sua età deve affrontare magari un miglioramento sul suo futuro, nel senso andare magari in una casa di riposo. Per chi è ancora giovane e in questo centro diurno, siamo lì anche a prevenire la povertà, siamo lì a prevenire il futuro. Quindi il centro diurno non è una casa per i senza tetto, ma è la nostra casa, perché il problema dell'altro è il nostro problema, quindi la caduta dell'altra è tutta la caduta della società. Allora noi, per prevenire la società, per prevenire i problemi che possono causare problemi alla società, noi nel nostro angolo combattiamo ad avere un centro diurno. Quindi quando parlo di noi, siamo tutti noi, tutti quelli che ci sentono, combattiamo a ricostruire questa casa per la società e quella. Per aiutare praticamente tutti. Allora, ripeto, chiunque volesse aiutare l'esercito di salvezza, dove si trova? A San Lorenzo, in via?
San Lorenzo in via degli Apuli 41. Via degli Apuli 41, perciò chiunque può mettersi in contatto direttamente con loro, partecipare alla raccolta fondi, partecipare anche semplicemente donando attrezzature, donando qualsiasi cosa. Magari qui faranno anche informatica, se riusciremo a farlo ripartire. Anche se avete un computer un po' più vecchio, avete un tablet un po' più vecchio, comunque possono essere riutilizzati dal punto di vista anche di attrezzature fisiche, perciò sedersi, fare qualsiasi cosa, si può sempre aiutare qualcuno. Perciò noi intanto da qua vi salutiamo e speriamo che molti aiuteranno l'esercito della salvezza, sia con i soldi, sia con l'attrezzatura, ma banalmente anche solo condividendo questo video e facendo sì che la gente lo veda più possibile, anche chi è qui in zona, che ormai vi conosce benissimo, magari potrebbe essergli sfuggita sta cosa, dice: oh, ma fammi scendere, gli posso anche andare a dare una mano, perché banalmente anche l'aiuto della singola persona aiuta. Grazie. Grazie mille.